La rassegna stampa è offerta da... Giovedì 13 febbraio, un buongiorno agli amici delle CNews 24, andiamo a vedere le prime pagine dei giornali di oggi. Apriamo con il messaggero: Letta non cede, Renzi ha chiuso, fallisce il vertice a Palazzo Chigi, il premier rilancia il programma. Non mi dimetterò, sono zen. Oggi sfida la direzione PD, si tratta per evitare la sfiducia. Il segretario, serve un altro governo. Il duello, Enrico e Matteo, un divorzio con Sgambetti. In retroscena, la notte del leader, conta da evitare, ma stacco la spina. Coppa Italia, epilogo tra Azzurri e Fiorentina, Roma deludente, addio finale, all'Olimpico ci sarà il Napoli. Bocciata la legge sulle droghe, pene minori per quelle leggere, stop della consulta alla Fini Giovanardi, in uscita 10.000 detenuti. L'analisi, aiuta alle carcere, ma non è un ok allo Spinello, libero. Parlamentari, compravendita da bis, anche Berlusconi indagato a Napoli. La Gazzetta del Mezzogiorno, ore decisive, governo, Letta resiste, Renzi insiste, il premier al segretario, non mi dimetto, io sono zen, oggi la resa dei conti nel PD. Gelo tra i due, il Presidente del Consiglio rilancia, patto fra 2 anni e rimpasto. Il leader in direzione a viso aperto a Napolitano, ma che elezioni. Regione Puglia, terzo mandato, Vendola ci pensa e punge Emiliano. Pistolettate da d'Ugento contro l'abitazione dell'assessore calabrese, grave atto intimidatorio, i carabinieri recuperano 2 bossoli. Setaccio Guardia di Finanza, ASL Foggia, prezzi record per le forniture, 2 arresti, un flacone disinfettante acquistato a 1.900 euro, il costo vero di soli 60 euro, indagati altri 5, anche medici, sequestrati beni. L'impianto acquedotto pugliese è costato 52 milioni, può evitare l'emergenza estiva in Salento, acqua, il potabilizzatore inaugurato e mai aperto. La Gazzetta di Lecce, Ugento, pistolettati assessore nel mirino, amministratore, preferisco rimanere in silenzio, i carabinieri recuperano 2 bossoli. Grave atto intimidatorio nei confronti di Orozzo Calabrese, responsabile dei lavori pubblici, un aiuto alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere. Emergenza Xylella, vivai ormai al tracollo e ora in Toscana spunta una lista nera, ispettori dell'Unione Europea in campo per le verifiche, il verdetto atteso per oggi. Firme false in banca, ora si indaga, Finanza in azione a maglia. Il nuovo quotidiano di Puglia, ecotassa, sindaci sotto accusa, dura reazione della regione, basta ricatti, pensino alle differenziate, altrimenti paghino. Il cambio del capo di imputazione, bocco per 4 dipendenti, il reato ipotizzato diventa peculato. La partecipazione al Festival del Cinema e il ritorno alla terra del Salento di Whisper, conquista a Berlino. Ancora pistolettate contro l'auto dell'assessore, lavori pubblici, nuovo raid intimidatorio a Ugento, nel mirino, Oronzo Calabrese. Arrestato per omicidio, era ospite in chiesa, sorvegliato napoletano, aiutava la parrocchia a Frigore. Prima pagina attualità, le sfide della politica, Vendola, Gela Emiliano, da brividi pensare al voto, terzo mandato, forse, il segretario PD non invento liti, Romano, Nichi, ti contraddici. Il caso, Toto Ministri, rischia Abrahi e spunta il sindaco di Bari, tiene banco la staffetta tra Letta e Renzi. Emiliano, non so nulla. Strategia del turismo, trionfo di gusto e natura, via alla Beat, la Puglia c'è, a Milano da oggi a sabato per la valorizzazione del territorio. Territorio dell'anno 2014, Salento si conferma primo, sondaggio d'Italia turistica, nelle mete preferite dei vacanzieri. Le risorse per lo sviluppo, in arrivo 7 milioni per il trasporto urbano, l'assessore Giannini, la Puglia, rinnoverà i mezzi. Il trionfo a Berlino, l'idea di Whisper, tornare nei campi per essere felici, grandi consensi per in grazia di Dio, al centro un tema dedicato, la crescita. La pagina dedicata a Lecce, giardiniere e cuochi, detenuti aiutano i poveri, di giorno fuori dal carcere, così nasce il centro rieducativo. Il progetto Piazza Schiva diventi parco archeologico, petizione del Forum Ambiente al ministro Abrahi, le critiche di vantaggiato. La guerra delle imposte, ecotassa, la regione, stiglia i sindaci, mettetevi al lavoro, nessuna proroga, Nicastro, inutilizzati 33 milioni. La protesta, comuni sulle barricate, Perrone, pronto un piano, il sindaco, 3 impianti per il compost e riconversione a Cavallino. E infine chiudiamo con lo sport, il calcio, Lecce, Dumbia, mette la freccia, anche D'Ambrosi e Papini scalpitano per tornare nella formazione titolare. Dopo la panchina di Barletta, l'esterno offensivo francese è pronto a tornare a giocare dall'inizio. Il volto nuovo, Caglioni, per venire qui ho rifiutato club di B, arrivo in un grande club. La Paganese accusa il Frosinone e poi decide di correggere il tiro, il caso scoppiato dopo la sfida di domenica scorsa. Bene, anche per oggi la nostra rassegna termina qui, a più tardi con TG News 24, buona giornata a tutti.
La rassegna stampa è stata offerta da...